foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro gioco, siamo tornati signori di nuovo con il Road to Italian Team qua su FIFA 17. Allora signori, prima di iniziare ho letto sotto ai commenti nell'ultimo video dove abbiamo messo Maldini Legend 92 che non era Criscito purtroppo il giocatore andare a sostituire, ma era Florenzi, che era appunto inferiore, ma non mi ricordo quanto avevi detto. Quindi ragazzi, mi sono sbagliato, però sinceramente è anche vero che se vado a cambiare Florenzi non saprei chi mettere come terzino destro sopra Florenzi. Sinceramente potremmo, non so chi andare a mettere, quindi per il momento ormai lasciamo così. Vediamo un attimino, tanto gli unici da cambiare che sono rimasti è Marchisio e Berardi. Poi se riusciamo a mettere al posto di Marchisio un Gattuso Legend o qualcosa del genere, raga, spacchiamo veramente il Colos a tutti. Io intanto vado a giocare ragazzi, scusate per l'errore dell'altra volta, ma ormai diciamo come fatto, come dire, la frittata è fatta e ormai ci teniamo questa squadra qua. Speriamo di fare più punti possibili quest'oggi per andare a mettere ovviamente, non lo so raga, voglio mettere qualcosa veramente di potentissimo, cioè voglio fare un botto di punti, andare a cambiare Marchisio o Berardi addirittura per andare a mettere qualcosa di speciale. Io intanto ragazzi vi lascio un bel pollice in su, mi raccomando, arriviamo a 15.000 like. La connessione avversaria si è interrotta e ci vediamo subitissimo. E siamo pronti ragazzi, vediamo subito il nostro primo avversario. Che squadra ci pone, miei coglioni. E direi miei coglioni ragazzi. Quattro giocatori dello squad building, anche l'ultimo che è uscito che è Cavani, ha un bel Imotm o Man of the Match, non mi ricordo. In più anche un giocatore del Food Champions. Quindi questo ragazzo che abbiamo contro sarà forte ragazzi, sarà un bravo avversario. Quindi non abbassiamo la guardia neanche minimamente, perché qui è un attimo andare a prendere Sganasson. Intanto già mi ha fatto un fallo, ma ti ho risparmiato un cartellino, amico mio. Bello Berardi, guarda che robetta Berardi. Guarda che robetta Berardi. Signori, signori, peccato che non è Del Piero, ma abbiamo fatto un bel golletto di tacco, signori. Bello, bello così, subito Inzaghi. Veramente, peccato che non è stato Del Piero, se non ci avevamo un botto di punti, raga. Oh, rigore. Rigore, 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 rigore. Rigore, signori. Andiamo a battere con Del Piero. Speriamo di farlo, ovviamente, gol. Ecco, a posto, tanto per cambiare. Raga, io niente, io ho una brutta storia con i rigori che è qualcosa di incredibile. Potevamo già avere un punto extra, ma ovviamente Giocherino no. Non le vuol sapere del punto extra, perché che c'è, fregano. Quanti me ne cago di rigori? Io penso che se faccio il calcolo all'anno devo fare un best off dei rigori più cagati di FIFA 17 del giocherigno proprio. Dovrei farlo, raga, guarda, è qualcosa di assurdo. O dei pali, capirai? Faccio un best off dei palo, che te lo dico a fa. Bello! Per Insigne! Insigne! Non sbaglia, signori! Proprio lui, il nostro Insigne! Il nano malefico che va a esultare verso la curva, signori. La curva dell'Italia che esulta. Mamma mia, ragazzi. Il nostro nano fa tutto, niente, non dico da solo, ma si è fatto un gran bel tiro a giro. Guarda qui, robetta. Eccolo, Alex. Mamma mia. Se c'entrava sto pallozio. A chi è data? Va Del Piero. Va Del Piero. Mannaggia lì, sandali. Mannaggia. Mannaggia i sandali del Piero. Olè, se ne va Insigne. Eccolo, ci stanno scritto di Del Piero, signori. Mamma mia, quindi è il gol di Del Piero. Scritto che vale 2 punti, sono 3 punti per noi. Con un semplice gol, perché lo skill goal vale doppio. Bello Del Piero, finalmente. Dai raga, quindi 3 punti con un semplice gol. Mamma mia, finalmente ci siamo riusciti a farglielo fare. Bello Alex. Mamma mia, oddio, oddio Del Piero. Ehi, me ne era nato questo. No, gli devi dar rosso qua. No, no, gli devi dar rosso, non ci so. Non ci so, là gli devi dare un rosso diretto proprio. Perché io avrei fatto sta cazzata? Ma dove andare? Ma dove? Cavani, c'è sta Cannavaro che non te fa passarli. Questo forse passa, ma Cannavaro non passi con Cannavaro. Però il coach ha fatto lo stesso, quindi non chiamo lo scemo. Bello, ragazzi, finisce qui
Grande partitona per noi, con un gol di Del Piero abbiamo fatto 3 punti, ragazzi. Skill goal 2 punti, gol di Del Piero 3 punti. Vediamo un po' se c'è qualche assist. Niente assist, purtroppo. Facciamo il nostro calcolo e vediamo un attimo. Intanto il peggiore in campo è 7.4. Buffon, o se no eventualmente c'è Maldini, ma non possiamo cambiarlo. Florenzi, idem, e quindi 7.5 Berardi. Comunque abbiamo 3 punti con la vittoria 4, eventualmente ci togliamo un punto e andiamo a modificare Berardi. Vediamo un attimino. Allora, verrebbe 90,2 che divido per 11, quindi viene fuori un 82 paro paro di overall. Con invece che 5 punti? Invece che 4 punti, perché abbiamo, come già vi ho detto, il gol del Piero e lo skill goal che vale doppio, quindi sono 3 punti, con la vittoria sono 4. Ci possiamo togliere un punto, e cambiare Berardi 7,5 e mettere un 85, perché 82 e 3 punti che abbiamo sono 85, quindi vediamo un attimino, se no aspettiamo e ci riteniamo, vediamo un po'. Allora ragazzi, ho deciso di aspettare per cambiare Berardi o altri giocatori. Voglio avere più punti e andare a modificare successivamente. Quindi abbiamo 4 punti a nostra disposizione, quindi ci riteniamo e andiamo a fare la seconda partita e vediamo quanti punti riusciamo a fare. Vediamo il nostro avversario. Ah, bella robetta qui. Ah, vedi che bella squadruccia che ci ha portato questo qui, signori. Quindi dobbiamo fare anche qua qualche punto, quindi speriamo bene. Si parte, forza e coraggio. Ecco, ha messo già in pausa questo, già si è messo paura. Ok, riprende velocemente. Dammi subito il sovrano, raga, che devo cercare subito. Vabbè che tanto comunque i punti li abbiamo, però non vuol dire che non dobbiamo fare gli altri di punti. Guarda che maledetto. Oh, dammi qua, su. Mo parto io. Mo parte Simoncino. Mo parte Simoncino che vede solo Insigne. Va bene. Era meglio che non stoppavo la l'azioncina, però. Vai pallone per Insigne. Buono. Era buona. Dai ragazzi, non ci lasciamo contrastare da questo avversario. Dai Nesta, dai, io sto spallato. Ecco, fallo. Forza. Forza, gol. È entrato in porta, ambale lo stesso, no? Bello l'errore. E te lo sei proprio cercato questo gol di Del Piero. Signori, Alex va proprio lui a segnare e prendiamo il punto extra. Con 4 di prima andiamo a quota 5 con questo. Mamma mia, che bella robetta. Oh, porca miseria. Dai. Guarda che bel tiro a giro. Fantastico. Bello. Grande Cannavaro. Che bell'intervento, signori. Stava attento a questo. Questo è partito. Grande. Vai Verratti. Ah. No, ci ha proprio fregato qua. Grande. No. No, è rigore. Scontato proprio. Con due l'hai ammazzata, Maldini. Porco Giuda, gli ha dato una botta, l'hai mandato in Onululu. Cioè, gli ha dato una trambata. Dove tira questo? Questo è sinistro. Ah, ho indovinato l'inizio. Questo poi butta a sinistra, va a destra, invece ci ha inculato. L'avevo parata. Che palle, sti rigori ci volevano proprio. Porco Giuda l'ha travolto. Ma che c'era bisogno di fare una cosa del genere? Boh. Ecco, lo sapevo. Vabbè, finisco perde, tanto avrei perso i rigori. Però porca puttana che rimpalli. Ma la gente, ma dove caga? Ma in quale eccesso cagate la sera voi? Non è quello di casa, è qualche culo fatato c'avete. Non lo so, non è possibile. Mamma mia, che bomba! Era bellissima stazione. Ci ho provato fino alla fine, ma non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. E capire per la Bill. È fresco come la briscola questo. Madonna, ti falcio, ti uccido, ti falcio, ti uccido. Madonna mia, dove cazzo vai? E perché t'ha detto un culo con sti gol? Cioè, di magistrazioni fermate proprio, ah. Mo fischia, te pare. Quindi niente ragazzi, il punto che abbiamo fatto qua con Del Piero è nullo. E quindi ci sono rimasti i nostri punti normali. Non c'è neanche l'assist. Vediamo un attimino chi andare a cambiare. 6,5 Nesta, ma non possiamo. Buffon non possiamo. 6,4 Insigne. Minchia. Vediamo un attimino. Comunque abbiamo i 4 punti di prima.
perché adesso con la sconfitta abbiamo tolto appunto il gol che abbiamo fatto con Del Piero, quindi ci rimangono sempre 4 punti per noi e dovremmo andare a cambiare Insigne. Come faccio da cambiare Insigne? Vediamo un attimo, viene fuori un 71, madonna, raga, non mi conviene proprio andarla a cambiare, assolutamente no, quindi oggi rimane così la squadra, non facciamo modifiche, abbiamo appunto da parte 4 punti e ci teniamo questi 4 punti. Signori, questo video è terminato, ovviamente spero vi sia piaciuto, mi raccomando un bel pollice in su, commentate, condividete questo video, passate la pagina Facebook, nel mio Instagram, tutti i social li trovate qua sotto nella descrizione, ci vediamo domani con i prossimi appuntamenti, mi raccomando non mancate, ciao signori!